Tanti auguri, ma non ti conosco, va bene così? Invece io le conosco molto bene, le amiche che si sono accomodate questa mattina con noi dopo Carlo Di Giovanni a parlarci del tennis. Io saluto Monica Delli Figurilli, allenatrice, buongiorno. Salve. E Maria Palmisio, presidente di Angel Skating. Buongiorno. 100 buchi di Monte Prandone, buongiorno. E si parla di pattinaggio in questo caso, quindi lasciamo il tennis, parliamo di un altro sport bellissimo che io ho sempre praticato da piccolina, anche come professionista, se vogliamo. Ho fatto delle gare, sì. Mi sono emozionata, poi ho lasciato tutto perché... poi insomma i percorsi sono stati altri e quindi vabbè, però potrei anche ricominciare. Sì. Allora, sono contenta di avervi qui con me perché si parla di uno sport molto bello, direi anche completo, uno sport che ti aiuta nella crescita, soprattutto se parliamo di bimbi, adolescenti, giovani che praticano questo sport, che può essere utilizzato sia a livello di single, no? Quindi nelle performance del pattinaggio artistico come danzatori sui pattini singoli, oppure tutti insieme per una bella gara di gruppo, se vogliamo, no? Esatto. Raccontaci Maria. Ma allora, noi siamo nati da un gruppo di genitori che abbiamo voluto seguire Monica, sì, con i bambini per un gruppo di agonisti, per appunto farli pattinare. Il pattinaggio del bambino scopre il rapporto tra suono, musica e movimento e sviluppa non solo il senso musicale, ma anche attraverso il movimento, la creatività e la fantasia. E soprattutto l'equilibrio. Esatto. Okay. L'equilibrio è molto importante. Molto importante perché fanno delle figure su delle rotelle, quindi... No, ma poi è bellissimo, insomma, vedete queste farfalline svolazzare. Poi abbiamo anche dei campioni a livello nazionale di un'importanza incredibile e quindi, insomma, lo conosciamo molto bene il pattinaggio perché lo guardiamo alla TV, esatto, e ne restiamo sempre a bocca aperta, esatto. Esatto. Allora, questa è un'associazione dunque sportiva nata proprio per questo, dalla vostra passione e da quella di Monica. Monica, sì, da una vita e lo insegni da una vita. E lo insegno da una vita, ma infatti questa nostra società, la Angel Skating, sì, che è veramente nata da poco, cioè qui ribadiamo ancora il concetto, cioè non solo abbiamo degli agonisti, sì, okay, che mi hanno voluto seguire tutto, ma è una società praticamente emergente, sì, quindi oltre a questi agonisti abbiamo anche tanti bambini piccolini che si avvicinano infatti con passione già a questa disciplina. Da che età più o meno? Ma ci si avvicina anche dall'età di 4 anni, poi logicamente questo all'inizio è una cosa, cioè, per gioco, chiaro, ludica. Glielo devi far passare. Ecco, dove già a 4 anni cominciamo a sviluppare, come ha detto Maria, ecco, le capacità di equilibrio, creatività, con suoni, musiche, una, esatto, certa femminilità nelle movenze, quindi sì, è uno sport bellissimo. Anche questo se sport poi lo allarghiamo anche nella fascia maschile, esatto, cioè non c'è soltanto il singolo femminile, ma c'è anche nella parte maschile dove abbiamo anche degli atleti dove sono veramente, rappresentano il massimo della potenza, quindi della forza, della grazia. E oltre a questo ci sono anche delle situazioni di show, sì, quindi balletti di gruppo, danza, solo dance, quartetti, e quindi racchiude un po' tutto. Ecco, possiamo farlo come disciplina singola e, sì, anche come disciplina di gruppo. Ma tutto questo per noi è molto importante perché è una società che veramente è nella realtà, cioè è nata da poco, sta praticamente in crescita e noi ci auguriamo di poter sempre più far appassionare le persone, gli adulti, di conseguenza i ragazzini, a questa nostra disciplina. Anche perché io lo dico sempre, Monica e Maria, togliete i bambini dalla televisione, da davanti alla televisione, brava, fate loro frequentare, esatto, corsi, sport, insomma fateli stare con gli altri bambini e anche con degli insegnanti che tutto sommato si prenderanno cura di loro come fossero dei figli, quindi questo è importante. Allora facciamo così, ovviamente le prime chiacchiere sono state messe già a tavola, noi fra poco
approfondiremo gli altri argomenti, perché poi le nostre amiche Monica e Maria di Angels Skating sono venute qui sia a raccontarci questo sport meraviglioso che è il pattinaggio, ma anche per raccontarci il primo galà del pattinaggio artistico, va bene? Quindi ascoltiamo un po' di musica, fra poco torniamo in approfondimento perché c'è questo primo galà molto molto bello a cui veramente tutti dovrebbero partecipare, quindi sarà sicuramente una grande occasione. Su Radio 9 alle 12.30 con la nostra amica Maria Palmisio, presidente di Angel Skating, per quanto riguarda il pattinaggio, e la nostra amica allenatrice Monica Delli Figorilli, che comunque ha dentro una passione incredibile per questo sport e devo dire che non ha tutti questi torti, perché è uno sport bellissimo e mi ha formato. Se io devo qualcosa a qualcuno, lo devo al pattinaggio per le gambe, per la muscolatura che ho messo su da piccolina e per tutto quello che mi ritrovo ormai a oggi, perché poi sport non ne faccio tantissimo e quindi devo dire grazie al pattinaggio. Monica, lì mi darai ragione, credo. Sì, ti do ragione, come no. Grazie a Dio c'è lo sport. Allora, parliamo del primo galà di pattinaggio artistico. Angels Skating ha organizzato questa bellissima giornata. Dove, come, quando, a che ora? Raccontaci, Maria. Allora, la Angels Skating ha organizzato questo primo galà di pattinaggio artistico, che avverrà a Centobuchi il 12 luglio dalle ore 9, presso la Piastra Polivalente. Avremo degli ospiti eccezionali, che sono Sara Verenucci e Danilo Decembrini, campioni del mondo di doppio artistico, campioni del mondo, plurimondiali, mica abbiamo detto niente. Esatto. Poi diverse esibizioni con diversi ospiti di altre società, di gruppo, qualche singolo. E poi è bellissimo vederli danzare, esatto. È bellissimo vedere il connubio con la musica, con questi costumi bellissimi, colorati, insomma tutto fa scena, tutto fa spettacolo, anche se parliamo di sport. Ma certo, infatti noi siamo molto felici se vengono numerosi a osservare questo spettacolo, dove oltre benissimo gli ospiti che sono pluricampioni del mondo, ma abbiamo un invito, cioè in zona abbiamo invitato tante società della zona per poter anche mostrare agli altri questi gruppi show, sì. Poi abbiamo anche altre specialità di singolo, abbiamo nella nostra società una bravissima atleta senior che rappresenterà appunto questa specialità del singolo. Abbiamo con noi anche Stefani Lelle, una campionessa europea di una specialità di obbligatori e combinata. Gli obbligatori erano il mio incubo, ve lo dico. Gli obbligatori sono questi che si fanno, lo spieghiamo, no? Sì, questi cerchi grandi per terra, soltanto disegnati, solitamente sono disegnati di bianco su pavimento rosso, e tu con il pattino, uno, perché l'altra gamba deve stare in sospeso, così me li facevano fare a me, ma non so se sono cambiati. No, sono sempre gli tu praticamente devi fare non questo cerchio, mai. Mamma mia, devi fare questo cerchio con una spinta sola, lo devi fare tutto con un piede solo. Esatto. Cioè, era il mio incubo, gli obbligatori. Sì, vabbè. E credo di aver perso le gare proprio per quello. Vedi, nel pattinaggio c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto, perché c'è la danza, guarda Monica, c'è l'artistico. Esatto, c'è la andavo acrobazia. A bomba nella mia performance di artistico per quanto riguarda lo spettacolo danzante, sì. Ok, però gli obbligatori, niente, un disastro. Un disastro. Però è bello, dai. Insegnate parecchio anche questo, no? Perché poi lì parlavamo di equilibrio. Esatto. Sì. Ma poi noi siamo felici così di aver organizzato questa prima manifestazione per poter rendere partecipe anche un pubblico, quindi la nostra gioia, la nostra felicità ci sarà sono quella di vedere tante persone che possono avvicinarsi nel a questo mondo del pattinaggio. Vogliamo, insomma, ci sono dei patrocini, ricordiamoli, eh? Ci sono dei patrocini importanti. Di Monte Brandone, ovviamente, che ci ha appoggiato, ci appoggia e ci sostiene. Ci sostiene più un po'. E senza l'aiuto, veramente, senza comune, l'aiuto del comune di Monte Brandone non avremmo fatto nulla. Non avremmo fatto nulla, ma anche i vari campionati che abbiamo fatto, grazie anche a loro, perché ci siamo allenati, ci hanno dato la disponibilità e tutto.
Poi c'è la Federazione Italiana della FIP, c'è la Lega Pattinaggio a Rotelle della WISP, quindi, che insomma, ci sostengono, davvero, sì, perché c'è veramente grande attenzione. Sport e vita. Esatto. Dice, no, quindi, sport e vita. C'è tanta attenzione, esatto, attorno a queste manifestazioni legate allo sport, in questo caso per il primo gala del pattinaggio artistico. Allora Maria, ricordiamo la location e il giorno: 12 luglio alle ore 21. Sì. Piastra. Polivalente di 100 buchi Monte Prandone. Ingresso? Ingresso libero, libero, sì, oh, assolutamente libero, solo per il piacere di, di vedere quello che abbiamo organizzato e preparato in poco tempo, poi, perché noi siamo nati a gennaio, quindi tra i vari campionati e tutto, per il saggio, cioè, ragazzi, abbiamo messo sei mesi di vita, esatto, mesi di vita, esatto. Va bene, va bene. Allora, okay, tra poco vi diamo, cari amici all'ascolto, le coordinate per avvicinarvi a questo sport meraviglioso chiamato pattinaggio, questo sport che è il pattinaggio artistico, con Maria Palmisio, presidente di Angels Skating, e Monica Delli Figorilli, allenatrice, per le lezioni. Come si fa, dove si arriva, come dove si svolge? Ci potete, esatto, trovare, giusto? Esatto, allora, i contatti, riferimenti. Sì, i contatti, le location dove noi ci alleniamo o prendiamo lezioni sono la pista di 100 buchi, piastra polivalente, vicino al campo sportivo. Sì. Pista di Grotta a Mare, piastra polivalente, di fronte al centro commerciale L'Orologio. Sì. Pista di Martinsicuro, centro sportivo tempo libero, lungomare Europa, presso il lungomare. Vi lascio anche un recapito telefonico, che è il 340 sì. 19 80022, e parlerete personalmente con me, oppure sulla pagina Facebook Angel Skating, e lì trovate anche tutte le immagini, video, quello che volete, allora, sul nostro sport. Benissimo. Angels, così si skating, scrive, sì. Angels Skating, col, esatto, K, quindi insomma cercate queste parole chiave su Facebook e lì vi si aprirà il mondo dedicato, la community dedicata ai nostri amici che, insomma, avranno voglia di mettersi a disposizione per l'insegnamento del pattinaggio artistico. Ricordiamolo, uomini e donne. Uomini e donne, quindi, questo lo ricordo, io ringrazio, sono fiera, orgogliosa e felice di avere tanti genitori che mi appoggiano, di avere un comune a Monte Prandone che ci ha aiutato, bene, molto. E un ringraziamento particolare va, ecco, va alla presidente, a tutti i vari dirigenti, esatto, che cercano di seguirci. Ma no, ringraziamo noi lei che ci ha fatto veramente avvicinare a questo sport, bene, con passione. È bellissimo. Okay. Perché abbiamo la numero uno. Lo so. La Monica dalle Figorilli, che... Ma sì, rediamoci vuole... su, dai, tutti all'Angel Skating. Perché lei, sì, ma è anche tecnico federale della Nazionale Spagnola. Ma la conosco ci tengo, molto tipo... bene. Ogni tanto, ecco, prende la valigia e va in Spagna. E va, evviva, evviva le donne, evviva lo sport, grazie a Angel Skating per essere stati con noi.